circolo vizioso. Per spezzarlo ha la necessità di misure che tentano di rompere questo meccanismo. Infine, due considerazioni finali. Si apre uno scenario totalmente nuovo. Quello che è avvenuto con l'accordo separato del commercio, con le linee guida che non abbiamo firmato, con l'accordo separato ieri nel pubblico impiego, apre un nuovo scenario. È uno scenario complicato, perché sono in tanti che puntano alla nostra sconfitta. Sono in tanti che pensano che comunque in questo paese la FIOM, la CGIL, è, come dire, pur ammaccato, pur con i nostri problemi, pur con i nostri casini e anche con i nostri litigi, rimane pur sempre l'unica organizzazione di massa esistente. E sappiamo anche sappiamo anche che la nostra responsabilità in questa fase è enorme, perché noi rappresentiamo il baluardo della democrazia in questo paese. Noi e la CGIL abbiamo questo ruolo, abbiamo questa funzione. E allora, compagni e compagni, noi con questa assemblea, con questi obiettivi, andiamo a proclamare una giornata nazionale di sciopero di tutta la categoria, con manifestazione nazionale a Roma. Dovremo fare questa giornata il giorno 12, per una ragione: col clima che c'è è meglio essere sicuri. Avevamo pensato al 5, poi ci siamo accorti che c'è la festività dell'8 e allora ci siamo accorti che qua e là in qualche azienda circolava l'idea, rispetto ad un contenzioso che c'è stato, di usare il 5 per dire che non ci pagano neanche la festività successiva. È successo in alcune aziende, mi dicono appunto Fiat, sappiamo com'è la storia. E allora proprio ieri sera abbiamo deciso che questo rischio non si può correre, perché alla gente bisogna dire la verità, ci sono già tanti sacrifici che si stanno facendo, non possiamo permettercelo. E abbiamo indicato un'altra data. Ma io volevo concludere dicendo due cose, assieme allo sciopero generale del 12. La prima, che i rapporti con le altre organizzazioni sindacali sono difficili, sono complicati. Si sta arrivando agli insulti. Quando ieri un segretario di un'altra organizzazione dice che la CGIL non è più un sindacato, si arriva agli insulti. Ora sia chiaro, noi non siamo fatti di quella pasta lì. Noi non abbiamo bisogno di insultare nessuno. Abbiamo la forza delle nostre ragioni, la forza dei nostri obiettivi. Ed è su questo che apriamo, a partire da oggi, in preparazione dello sciopero generale, apriamo una fase di assemblee, di organizzazione della FIOM in tutti i luoghi di lavoro, per spiegare le nostre proposte e organizzare lo sciopero e la manifestazione. E diciamo, proprio perché noi non siamo per la rissa tra organizzazioni sindacali, perché questo vuol dire fare il gioco degli altri, del governo e dei padroni, però una cosa la vogliamo dire: noi siamo vincolati ad un elemento, ed è l'elemento della democrazia. E allora, rispetto a quello che sta succedendo, è ora di riproporre una legge sulla rappresentanza sindacale che dica che le piattaforme e gli accordi devono essere approvati dai lavoratori e dalle lavoratrici direttamente interessate. Avanti compagni e compagne, avanti con il nostro lavoro, viva la FIOM, viva la CGIL.